Sabato sera si è svolta la Notte Bianca Vogherese che ha portato a casa insomma, un buon successo di pubblico, molti feedback positivi e solo qualche critica negativa. L'assessore alla cultura ha scritto su Facebook che la Notte Bianca rappresenta un punto di partenza per la nostra città. Concordi, sì o no? Sì, credo che non sia solo quello il punto di partenza, credo che bisogna mantenerla viva sempre, non solo una volta all'anno o due volte all'anno. Quindi può essere un punto di partenza, ma bisogna continuare così. Perché Perché trovi che sia un punto di partenza positivo? comunque, anche essendo, cioè, essendoci stata, c'è stata molta gente, i locali ho visto che hanno lavorato, quindi io, conoscendo anche alcuni gestori, ho visto che hanno lavorato, quindi credo che sia un punto di partenza non solo per i cittadini, ma proprio per tutto il commercio della città di Voghera. Cosa bisogna fare per risollevare, insomma, le sorti a livello culturale, a livello artistico della nostra città, secondo te? Valorizzare il centro storico, quindi sicuramente creare degli eventi, non solo la Notte Bianca, quindi non solo festa, ma qualcosa di più profondo, di più letterale, magari anche degli eventi su della la cultura di Voghera e sponsorizzarli meglio comunque, sicuramente, perché spesso si scoprono cose che poi ci sono, ma non si sapeva che c'erano, quindi questo sicuramente. Concordo, sicuramente sarebbe bello se si organizzasse un po' più spesso qualcosa che coinvolga un po' la cittadinanza, i commercianti, che porti un po' di gente a Voghera, perché effettivamente è una città che si sta un po' spegnendo ed è un peccato perché il potenziale ce l'ha. Lei ha fatto un giro sabato sera? Come Purtroppo no, mai? perché ero un pochettino stanca, quindi ho preferito riposare, però mi sarebbe piaciuto vedere perché ho visto che nel pomeriggio che c'erano delle cose interessanti. Sì, c'era parecchia gente in effetti. Secondo lei cosa si può fare per proseguire poi questo percorso di rinnovamento a livello culturale e artistico della città? Eh beh, cercare di spronare soprattutto la cittadinanza anche a partecipare quando ci sono questi eventi, magari incentivando con, non so, pubblicità, cartellone, qualcosa che insomma spinga la gente ad uscire un po' di casa. Non è la prima a dircelo, pubblicità, forse manca la pubblicità ad alcuni eventi? È molto silenziosa Voghera come città, quindi tante cose passano un po' in sordina anche quando si organizzano cose interessanti, di fatto. Tipo ho visto a volte delle mostre qui al castello che non sono state molto pubblicizzate. Quindi il suggerimento è promuoverle di più. Senz'altro, e magari con qualche iniziativa, insomma, quando metto, non so, bancarelle, cioè cose di cibo, la gente è molto più invogliata a partecipare, no? Quindi magari facendo delle iniziative del genere, affiancando cose poi culturali che possono, insomma, dare un pochettino di rilievo a Voghera. Era Parigi. Eri a Parigi, quindi non l'hai vissuta. No, per niente proprio. Secondo te, che cosa c'è da fare qui a Voghera per ripartire, per insomma, iniziare un percorso di rinnovamento a livello culturale, a livello artistico, ridare vita alla città? Penso comunque anche, cioè non saprei bene perché è sempre stata un po' morta come città, diciamo. E penso che anche nel periodo delle notti bianche qua a Voghera, ogni giovedì, diciamo, ridà un po' vita, quindi penso che più eventi di questo tipo potrebbero, non so, rivitalizzare. Quindi quel tipo di eventi ti piacciono? Sì, diciamo perché vedi gente che non hai mai visto, viene anche gente da Salice, da Arima. Infatti, credi che comunque possa servire anche per attirare persone da altri comuni, dai comuni magari vicini? Sì, penso di sì.